Oggi è la seconda domenica di Avvento e tradizionalmente accendiamo la seconda candela della nostra corona dell'Avvento, quella che ci rammenta la fede. La fede. La fede come quella di Maria. Mi dai la prima? L'angelo aveva detto a Maria: come avverrà questo dal momento che non conosco l'uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Ci sono cose nella vita che non è possibile, a cui non è possibile rispondere in maniera razionale, capire cosa e come accadrà. Vi ricordate la prima volta che siete andati in bicicletta? Vi ricordo un po' di tempo fa. Non avete dovuto capire prima come sareste rimasti in equilibrio. Mi dai la prossima? Questo è il motivo perché state in equilibrio. Si chiama tenacia dell'asse giroscopico. Ma voi non avete dovuto studiare questo qua per capire come sarebbe successo che sareste rimasti diritti su una cosa che se tu la metti in piedi cade da sola. Semplicemente, che cosa avete fatto, che cosa abbiamo fatto? Siamo saliti, siamo caduti, siamo risaliti e alla fine ce l'abbiamo fatta. Com'è che ce l'abbiamo fatta? Perché? Perché a fianco nostro c'erano persone, probabilmente papà e mamma, che ci dicevano che ce la potevamo fare, che ce la potevamo fare. E voi e noi gli abbiamo creduto. Come? Per fede. Non capivamo la tenacia dell'asse giroscopico, ma ci dicevano: dai Marco che ce la fai a rimanere in equilibrio. E io e voi per fede abbiamo creduto che potevamo realmente stare dritti su una cosa così instabile. È quello che si impara quando si va in bicicletta, ma è anche quello che si impara quando si inizia a seguire e a servire Dio. È quello che è successo a Maria con l'annuncio dell'angelo. Maria gli ha detto: ma come avverrà? Maria non sapeva, ma si fidava per fede. E è anche quello che è successo nel libro di Giona al capitolo 3. Mi dai la prossima? Giona capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 10. Dice così: la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una grande città davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò ad inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Prossima. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta delle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato loro di fare, e non lo fece. Ma quando Dio aveva messo in sella per la prima volta Giona, che cosa era accaduto? Che cosa era accaduto? Era caduto, l'aveva messo sulla bicicletta della sua misericordia per Ninive e Giona era caduto rovinosamente. Perché? Perché era fuggito. La seconda volta che Dio l'aveva messo sulla bicicletta della sua misericordia, quando era?
quando gli aveva dato la possibilità di testimoniare davanti a tutto quanto l'equipaggio, pregando al Signore, invocando il Signore affinché la tempesta passasse. E invece che cosa aveva fatto? Non aveva mica pregato, mi aveva detto: buttatemi giù dalla nave, dalla barca, e vedrete che il vento si calmerà. Ma io quello che mi dice di fare il Signore non lo voglio fare, assolutamente. Preferisco morire piuttosto che farlo. Ma ora Giona è in piedi, sulla spiaggia, dopo essere stato vomitato dal pesce che ancora si pulisce, e a un certo punto, e Dio che fa? Senza menzionare errori, senza fargli la ramanzina, Giona, questa è l'ultima volta che ti do la possibilità, Dio lo prende e lo rimette in sella sulla bicicletta della sua misericordia. Vediamo la prossima. Giona 3, versetti 1 e 2. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Che vedete, sotto ci ho messo più piccolo il versetto con cui è cominciato il libro, che diceva: la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclamalo contro di lei, che la loro malvagità è salita fino a me. Sono le stesse parole con cui ha cominciato il libro. Il mandato è lo stesso, il comandamento è lo stesso, la bicicletta è la stessa, Dio lo rimette in sella. Come questo si chiama déjà vu, l'abbiamo già visto. Giona ha fallito, Giona lo sa che ha fallito, e ancora di più Dio sa che Giona ha fallito, l'ha visto. Ora, anche altri profeti come Geremia e Agea hanno ricevuto più volte un comandamento da Dio di andare a parlare, ma quelli piuttosto erano comandamenti che si aggiungevano a altri. Geremia aveva fatto una cosa e poi Dio gli chiedeva di farne ancora un'altra, Ageo anche aveva fatto una cosa e Dio gli diceva: ok, gli hai detto questo, adesso digli anche quest'altro. Questa volta invece a Giona è stata data una seconda e anzi una terza possibilità. E il Signore, nella sua misericordia, manda ancora una volta Giona, dopo due belli scivoloni, due belle cadute rovinose. E Giona si rialza, si lava da dosso il vomito del pesce e pedala. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ora, Giona non sa come, ma ora pedala nella giusta direzione. È una fede traballante quella di Giona, però è una fede, lo fa. E questa è la misericordia inaspettata, ma promessa di Dio, di dare una seconda, una terza, una ennesima chance a chi ha fallito. La misericordia imprevista di Dio significa che il fallimento non lo porta al licenziamento, non è che ha fallito ed è ok, da una parte ne scegliamo un altro. Si racconta che un responsabile di un progetto della IBM che aveva perso 10 milioni di dollari prima di essere abbandonato, il dirigente aveva fatto questo progetto, erano costato 10 milioni e questo progetto non funzionava, era stato abbandonato. Fu convocato dalla direzione allora lui andò e disse: suppongo che mi vogliate licenziare, vero? Siete qui per le mie dimissioni. Senta, rispose il suo capo, noi abbiamo appena speso 10 milioni di dollari per insegnarle cosa non fare e vuole pure che la licenziamo? Nella Bibbia ci sono persone che scappano da Dio, tentano il suicidio, commettono adulterio, uccidono, fanno le peggio schifezze, creano falsi idoli, disobbediscono a Dio, mentono, rubano e in generale fanno ogni sorta di schifezza sia possibile. Eppure Dio si è servito di loro. Se voi leggete la Bibbia, è un libro di potenziali perdenti che sono vittoriosi in base a una sola caratteristica: la fede. Dai, prossimo. Pensate a Abramo. Nonostante Dio gli avesse promesso che avrebbe avuto un figlio da sua moglie Sara, egli seguì il cattivo consiglio di Sara, tra l'altro, che gli diceva di avere un figlio con la sua serva, con Agar, ed ebbe Ismaele come figlio. Contro la volontà di Dio, Dio gli aveva detto: Abramo, tranquillo, tu un figlio ce l'avrai, da Sara,
Lui non rispettò quel comandamento. Ma Dio mica l'ha abbandonato, Dio non l'abbandonò. Dopo che Abramo fu tornato a Dio, divenne ancora il padre di molte nazioni. E di lui Paolo ha detto, vedete, in Romani, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Romani 4, versetto 3. Abramo aveva fede in Dio. E nella prossima. Pensate a Davide. Davide è famoso. Davide era stato adultero, omicida. Davide aveva rifiutato di andare in battaglia quando tutti gli altri andavano in battaglia e lui se ne stava mollemente a guardare Bathsheba che faceva il bagno nuda. Però, dopo essere tornato a Dio, Dio dirà di lui che era diventato un uomo secondo il mio cuore, come dice Atti, perché un giorno aveva detto queste parole. Prima Samuele 17,45, e l'aveva detto dinanzi non a una cosa, a un essere normale, ma davanti a un gigante come Golia. Diceva: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Davide aveva fede in Dio. Prossima. Oppure pensate a Pietro. Che cosa aveva fatto Pietro? Pietro aveva rinnegato completamente per 3 volte davanti alle persone, dicendo: ma tu eri con Gesù? Io no, per carità. Sì, io ti ho visto con Gesù. Ma assolutamente no, chi lo conosce? Ma no, no, è vero, ti ho visto con Gesù. Bestemmiando, aveva detto: io per non lo conosco. E aveva cantato il gallo. Nonostante tutto questo, quando Pietro è tornato a Dio e si è pentito, è stato utilizzato per essere uno dei più grandi leader cristiani, credenti della Chiesa primitiva. Anzi, diede a Gesù la sua vita, è morto per Gesù, e scrisse queste parole. Indietro. Ok, Pietro. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Queste prove servono a verificare se la vostra fede è forte e genuina. Essa viene messa alla prova come l'oro è messo alla prova del fuoco che lo rende puro. Per il Signore la vostra fede è ben più preziosa dell'oro. Pietro aveva fede. Ora, tutti questi giganti della Bibbia, perché ho citato dei giganti, Abramo, Davide, Pietro, dinanzi alle quali noi ci sentiamo delle minuscole formichine della fede, e molti anni. Tutti questi giganti hanno fallito, hanno miseramente fallito. Eppure tutti loro furono ancora utilizzati da Dio per gli scopi del suo regno, a motivo della loro fede, perché loro avevano fede in Dio. E Giona è il più epico fallimento di successo della storia della Bibbia. Perché dico questo? È avvenuto attraverso una fede traballante, instabile, che fugge, ma comunque è una fede, ma c'è. Pensate, quando Pietro predicò il giorno di Pentecoste, vi ricordate quanti se ne convertirono in una giornata? Atti 2,41. In quel giorno furono aggiunte a loro, ai discepoli, circa 3.000 persone, circa 3.000 persone. Noi vediamo Atti, diciamo: wow, che cosa meravigliosa, 3.000, quasi 3.000 in un giorno. Qua ce ne sono 120.000. La predicazione di Giona ha convertito, Dio attraverso la predicazione di Giona ha convertito 120.000 persone. La Bibbia dice: dal più grande al più piccolo. Tutti credettero in Dio. È il più grande risveglio mai registrato nelle scritture. Giona, grazie alla misericordia inaspettata ma promessa di Dio, continua a essere usato per gli scopi di Dio, e Dio, tramite la piccola fede, perché Giona aveva una piccola fede, Giona, tramite quella piccola fede, salva attraverso, Dio salva attraverso Giona una città intera. Ninive, la città dannata,
dove uno dei re scrisse che aveva fatto questo a un suo nemico. Questa è una citazione di hanno trovato uno scritto di uno di questi re niniviti, e questo era come il re trattava i suoi avversari: gli ho trafitto il mento con un pugnale dalla mia mano, attraverso la sua mascella gli feci passare una corda, gli misi una catena da cane, gli feci occupare una cuccia. Bella situazione, eh? Questa è la situazione in cui si trovava Ninive. Questo re si è convertito al Signore tramite la piccola fede di Giona. Giona inizia cadendo, Dio lo rimette in sella e tramite la sua piccola fede condivide lo stesso la parola di Dio. E non lo fa distante da natura, non è che Giona dice, si prende, si mette su una bella montagna e fa: oh Ninive, aveva fatto Gesù quando piangeva su Gerusalemme. No, che fa? Ci volevano 3 giorni per attraversare Ninive. Figuratevi 3 giorni di cammino quanto era grande questa città. Lui che cosa fa? Va dentro la città di Ninive, chiama le persone urlando: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Non lo fa da distante, ma lo fa attraversando, coinvolgendosi in mezzo alla vita delle persone, avvicinandosi alle persone, parlando con le persone. Giona non aveva tutte le risposte. Giona non sapeva come sarebbe accaduto che una città sarebbe stata convertita completamente. Maria non aveva tutte le risposte. Luca 1:34. Come avverrà questo dal momento che non conosco l'uomo? Giona non aveva tutte le risposte. Maria non aveva tutte le risposte. Noi non abbiamo tutte le risposte. No, noi non sapevamo perché la nostra bicicletta stava su, vero? Ma ci siamo fidati. Abbiamo avuto fede nelle persone che ci dicevano che potevamo stare su. E ciò che Dio aveva stabilito accadesse è accaduto. Maria e Giona non sapevano come sarebbe accaduto, hanno deciso di avere fede che la bicicletta della loro testimonianza sarebbe stata in piedi, e quello che Dio voleva che accadesse è accaduto. Ninive si è convertita, Gesù è nato, la misericordia di Dio promessa è giunta attraverso persone che talvolta avevano fallito. Ora sappiamo che il fallimento nella economia di Dio non è mai un risultato determinante, perché Dio non si rende mai con nessuno. Quindi dobbiamo aspettarci che avvenga il miracolo della trasformazione anche attraverso persone che hanno fallito, anche attraverso di noi se abbiamo fallito. Immaginatevi una cosa: se Maria avesse detto all'angelo: no, guarda, io non sono proprio convinta di essere capace di portare in me il figlio di Dio, non penso sia possibile, per cui non ne facciamo niente. Ma Maria aveva fede non nelle parole dell'angelo, ma nelle promesse di Dio. Mi dà la prossima. Luca 1:38. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Non aveva fede in quello che aveva detto l'angelo, ma nel fatto che era la serva del Signore. Maria aveva fede in Dio. Anche quando pensiamo che l'impresa sia troppo grande per noi, la misericordia di Dio supera il nostro scetticismo in ogni sorta di modo inaspettato. E questo ci insegna 3 lezioni. La prima è questa. La prima è che in ogni momento dobbiamo avere compassione, misericordia per tutti coloro che nella nostra comunità hanno fallito. Non sto parlando soltanto della Chiesa, ma della comunità delle persone che frequentiamo. Quando vediamo persone che hanno fallito miseramente, dicendo: ah, quello, vedi, quello ha rubato, gli sta bene quello che gli succede, quello ha tradito la moglie, ah sì, gli sta bene quello che gli succede, dobbiamo avere compassione. Perché Dio ha compassione di loro, perché a Dio darà loro una seconda, una terza, una quarta chance, sarà sta a loro coglierla, ma Dio gliela darà di sicuro.
La vita di Ninive era fatta di violenza domestica, abusi coniugali, bambini sfruttati, pornografia, stupri, rapine, truffe, scandali, corruzione. E era lo stesso mondo dove Gesù sarebbe nato. E guarda caso, lo stesso mondo dove viviamo noi, oggi, proprio come il nostro mondo. Cosa fece la differenza per Ninive? La piccola fede di Giona. La piccola fede di Giona fece la differenza per 120.000 persone. Cosa ha fatto la differenza per il mondo? La fede di Maria, l'essersi dichiarata la serva del Signore, senza sapere come sarebbe accaduto. Diceva, io sono vergine, non ho mai conosciuto un uomo, come succede? Però io sono la serva, sia fatto come tu mi dici. Ora, cosa può fare la differenza per la tua città, per la tua famiglia, per i tuoi amici, per te stesso? Cosa può fare la differenza? Risponditi. La domanda è facile. Seconda lezione. Non abbiamo bisogno di vivere una vita perfetta per avere un impatto significativo per Dio. Non dobbiamo essere i santi dei santi, mai peccatori, mai commettere errori. Certo, dobbiamo cercare di esserlo, ma cadremo. Ma non abbiamo bisogno di vivere una vita perfetta per dare testimonianza. Raccontare il Vangelo è davvero molto simile a un mendicante che dice a un altro mendicante dove trovare cibo. Noi siamo dei mendicanti che abbiamo trovato cibo e diciamo agli altri mendicanti: guarda che io ho trovato un cibo che ti farà sazio per tutta la vita. Se il criterio di testimoniare Cristo fosse per testimoniare Cristo fosse stata la purezza, il cristianesimo sarebbe morto con la prima generazione: discepoli, apostoli, fine. Cristianesimo non se ne sarebbe proprio parlato, non sarebbe nemmeno diventato la parola cristianesimo, sarebbero rimasti i seguaci della via. Ma questo non è il criterio. Il criterio è comprendere l'incredibile misericordia che ci è stata data attraverso Gesù. Non meritarla, perché noi non ci meritiamo la misericordia di Dio, ma riceverla e applicarla. Ciò significa che non è necessario essere perfetti per essere un testimone o una testimone, ma basta essere una persona che ha compreso la misericordia inaspettata ma promessa di Dio nella propria vita. Una misericordia che ci permette di essere efficaci, di continuare ad essere efficaci anche quando abbiamo fallito. Terza lezione. Se vogliamo vedere una trasformazione intorno a noi, della nostra città, delle nostre amicizie, delle nostre famiglie, di noi stessi, dobbiamo avere fede. Fede è per quello che accendiamo la candela oggi. Fede, fede in Dio, fede che Dio sia in grado di fare la differenza nella vita delle persone, di tutte le persone, sia dei credenti sia dei non credenti. Se Giona, per quanto riluttante può vedere, scusate, se Giona, per quanto riluttante, può vedere Dio fare cose sorprendenti attraverso un semplice messaggio predicato, perché lui che cosa ha fatto? Ha soltanto predicato qualche cosa. Non era un suo messaggio, era un messaggio che gli aveva dato Dio. Allora non c'è motivo per cui non possiamo aspettarci che Dio sarà altrettanto misericordioso oggi verso le persone che circolano intorno a noi. Ninive non fu messa in ginocchio da Giona. Ninive fu messa in ginocchio dal pentimento attraverso Giona. Non perché Giona avesse un desiderio ardente di vedere i niniviti pentirsi, anzi, Giona gli facevano schifo i niniviti, non voleva andarci, ma predicò nonostante questo e il miracolo furono 120.000 persone salvate. Giona
Ninive si fu messo in ginocchio non perché Giona avesse fatto un grande gruppo di guerrieri di preghiera, sì, quello avrebbe aiutato e aiuta, ma non fu messa in ginocchio perché c'erano persone che pregavano dietro Giona. Giona non sapeva che c'è, non voleva nemmeno andare, figurati se confessava agli altri e gli diceva: oh, pregate per me che vado a Ninive. Ninive fu messa in ginocchio non perché Giona aveva preparato un messaggio, una predicazione, un sermone eloquente. Si pentirono 100.000, 120.000 persone, semplicemente perché Giona aveva obbedito a Dio, perché Dio, attraverso la piccola fede di Giona, aveva potuto operare. Gesù è venuto al mondo per cambiare il mondo attraverso una vergine. Non perché Maria ne aveva fatto richiesta. Maria non aveva fatto un casting per diventare la Madonna. Non era in un reality dove avevano scelto: no, tu sei troppo alta, tu sei no, bionda no, la Madonna bionda no, più bassa, più giovane. No, semplicemente perché Maria aveva accettato perché per fede aveva detto: boh, come faccio? Però io ho fede. E se il Signore dice che lo faccio, lo posso fare. Anche se non sapeva come sarebbe successo. Noi camminavamo con il nostro creatore. Vi ricordate? In Eden. Camminavamo con il nostro creatore. Ma ci eravamo ribellati a lui. Il creatore avrebbe avuto tutto il diritto, forse il dovere, di punirci. Ma invece ha voluto mostrarci misericordia. Per mostrarci misericordia ha mandato un bambino attraverso una vergine. La prossima. Isaia 9, versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Quel bambino è stato mandato a morire al posto nostro. Se vogliamo evitare la separazione eterna, dobbiamo riporre la nostra fede in Gesù Cristo. Senza fede anche piccola come quella di Giona, anche una che non sa come avverranno le cose come quella di Maria, Dio non potrà usarci e nulla accadrà attraverso di noi. Fratelli, sorelle, questo è il messaggio dell'Evangelo. Questo è il messaggio del Natale. Non c'è motivo per cui l'impatto del messaggio di quel primo Natale non possa essere ancora efficace. Il messaggio del primo Natale è stato efficace, ma lo può essere ancora. Giona ebbe impatto sui niniviti e non aveva l'esempio di Gesù da mostrare. Noi abbiamo il Natale, noi abbiamo Cristo, Gesù, abbiamo la salvezza che è discesa sulla terra. Dobbiamo soltanto avere fede e credere che Dio sia disposto a usare persone come noi, con i nostri difetti, con le nostre cadute, con le nostre limitazioni, con il nostro boh come sarà, ancora ed ancora, per poter passare il suo messaggio. Dobbiamo anche avere fede e credere che Dio sia in grado di cambiare i cuori più duri come i 120.000 che stavano a Ninive. Dopotutto, chi di noi avrebbe davvero previsto quanta misericordia Dio fosse disposta a mostrare a ciascuno di noi prima del primo Natale? Prima del primo Natale sapete che cosa c'era? C'erano soltanto sacrifici per tenere a bada Dio, sacrifici di sangue che venivano fatti dal sacerdote. E invece Dio ha detto: ok, non serviranno più, non serviranno ancora, perché io darò uno che verrà a morire per tutti e per sempre. Chi avrebbe potuto immaginare che Dio sarebbe sceso sulla terra per mettere le cose a posto? Il Natale viene per mostrare tutto questo,
che ciascuno può essere oggetto della misericordia di Dio, tutti, nessuno escluso. Quella misericordia può essere mostrata a chiunque. La nostra parte è avere fede, non capire come avverrà. Fermiamoci a pregare. Signore, ti ringraziamo di quel primo Natale, ti ringraziamo infinitamente di aver deciso di usare misericordia invece che giudizio. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io ho fede in te, io voglio avere fede in te. Non so come accadranno le cose che tu mi chiedi di fare, non so come accadranno le conversioni che io sto, per cui ti sto pregando, non so cosa accadrà alla mia città, alla mia famiglia, ai miei amici, ma io ho fede che tu vuoi mostrarti a loro, e io attraverso questa mia piccola fede voglio essere tuo suo testimone, perché sono convinto, lo so, che anche tramite la mia piccola fede, anche quando ho sbagliato, anche quando sono stato lontano da te, anche quando ti ho rifiutato e poi sono ritornato, sono ritornata, anche attraverso tutti i miei sbagli, io posso essere usato da te, io posso essere usata da te. Signore, usami durante questo Natale e anche oltre questo Natale, perché so che tu vuoi utilizzare me per avere una conversione, un risveglio nella mia città, tra i miei amici, nella mia famiglia. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.